Diritti, solidarietà, eguaglianza, giustizia sono i temi al centro della nona edizione del Festival del Cinema dei Diritti Umani, la manifestazione che torna a Napoli dal 6 all'11 novembre, ribattezzata quest'anno Mare, Muri e Filo Spinato. È un evento internazionale di cinema di impegno sociale, nato nel 2008 per diffondere il dibattito sui diritti e l'uguaglianza di tutti gli esseri umani contro ogni tipo di abuso, e si tiene ogni anno nel mese di novembre grazie al lavoro di volontari ed esperti coordinati dall'Associazione Cinema e Diritti. Abbiamo un occhio di riguardo per i migranti e oltre quindi alle carceri ci occuperemo anche di salute mentale, ma parleremo anche come nostra abitudine di politica estera, quindi toccheremo argomenti come la riconciliazione in Bosnia, in Irlanda e insomma anche saremo sui tema dei desaparecidos, sulle sparizioni forzate che sono una cosa che seguiamo da tantissimo tempo. L'iniziativa, che ha raggiunto 40 paesi del mondo e raccolto 200 film dedicati a temi di diritto universale, si aprirà con un evento al carcere di Poggioreale ed avrà come fulcro lo spazio comunale Piazza Forcella, che ospita la biblioteca dedicata ad Annalisa Durante. È qui che ogni sera dalle 17 alle 23 saranno di scena proiezioni e dibattiti con registi, esperti e testimoni. Avremo Henry De Luca, avremo Ilaria Cucchi che verrà all'ex OPG, quindi abbiamo fatto insieme questa giornata, abbiamo costruito insieme, e poi avremo una chiusura con Domenico Lucano, che è il sindaco di Riace, a cui vogliamo tributare un omaggio di solidarietà e di sostegno. Per noi questo Festival del Cinema dei Diritti Umani, che grazie alla generosità, all'impegno civile, alla combattività di chi lo promuove, nonostante le tante difficoltà, resta un modo attraverso cui Napoli e il Mezzogiorno parlano al mondo, e quindi siamo molto contenti di essere la città che promuove e diffonde attraverso il cinema la lotta per i diritti umani.